Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Nord-Est. Al via sabato 10 giugno l'edizione numero 7 della rassegna legata al territorio dei Colli Euganei. Un'edizione world music, un viaggio tra suoni, voci e musiche da svariati angoli del mondo. Torna infatti l'atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei, attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura, con diverse sinergie in campo. Vediamo. Che sono qui a fianco a me per parlare di territorio. Quando si fa squadra e quando si uniscono le forze, il nostro territorio diventa ancora più forte. E nel caso dei Colli Euganei, che è una straordinaria potenzialità che ha la nostra provincia, mai come adesso ha bisogno di essere spinto, ha bisogno di essere valorizzato, ha bisogno di essere fortificato e noi ancora una volta ci mettiamo assieme, uniamo la straordinarietà delle terme con la bellezza dei colli per creare un unicum che per 6 settimane, quindi per oltre un mese, renderà questo territorio ancora una volta protagonista. È bello perché il festival fa inclusione sociale, il festival fa sostenibilità e il festival fa potenzialità educativa. Artistico, abbiamo deciso quest'anno di dare un taglio diverso alla rassegna, abbiamo deciso quindi di dargli un taglio sulla world music, per cui in ogni il format rimane quello che ci contraddistingue, ovvero una serie di concerti in mezzo alla natura dei Colli Euganei scelti in base a un'importanza paesaggistica, naturalistica, culturale, a cui si accede però attraverso un'esperienza di trekking. Quindi l'evento, in parole povere, funziona così: c'è un ritrovo a valle, diciamo, in cui organizziamo dei gruppi che vanno alla location del concerto in maniera autonoma, ma guidati appunto delle guide naturalistiche, ovvero c'è una guida, che è Francesco, appunto, che oggi non può esserci per ovvi motivi, che dà le prime indicazioni per il percorso. Durante il percorso si trovano vari cartelli che indicano le direzioni e lungo il percorso si trovano anche delle altre guide che raccontano, per chi è interessato, delle curiosità o degli aspetti culturali, paesaggistici di particolare rilevanza, per poi arrivare appunto al punto del concerto. Non c'è niente di ideologico né di partitico con queste parole. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton, pone la richiesta di revisione delle consulte di quartiere perché queste siano un vero strumento di partecipazione e non una passerella. L'opposizione non ci sta e oggi in conferenza stampa rilancia con soluzioni proattive per migliorare la situazione in città, in particolare nel quartiere Arcella. E tre proposte così nell'eliminazione in via Piacentino del Senso Unico, ma anche in via Buonarroti per l'eliminazione della bike line e il rivedere in via Guicciardini della disposizione dei parcheggi. Negli interventi il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton, Nicolas Chioccini, presidente di Gioventù Nazionale del Partito Democratico, e Gabriel Ututui, componente della consulta del quartiere Arcella. Vediamo. Abbiamo verificato come le consulte di quartiere siano, che noi contestiamo così come formulate e istituite, abbiamo sempre chiesto una revisione, siano diventate una mera passerella per la giunta, mentre invece ci auguravamo e continuiamo ad augurarci che siano un vero strumento di partecipazione, come ci hanno raccontato che sarebbero dovute essere. Allora, le istanze dei consultieri di quartiere, per carità di opposizione, sono state in questi mesi per quanto riguarda il quartiere Arcella, ma vedrete che interverremo anche su altri quartieri. Adesso diamo il via a tutta una serie di appuntamenti e di petizioni, come dire, mirate alle zone specifiche della città. Le istanze dei consultieri di quartiere di opposizione vengono sistematicamente sorvolate, anche e soprattutto se riguardano temi specifici che non hanno nulla di ideologico o di politicizzato. Tanto è vero
che su questo tavolo non troverete una petizione che riguarda l'ormai abusato tema del cavalcavia Borgomanio, sul quale ci siamo già espressi, ovviamente sulla chiusura del doppio senso di marcia, ma per il quale, voglio dire, si sono già attivate altre forze che noi aiutiamo, ma avrete tre proposte specifiche che riguardano soluzioni da fornire all'amministrazione comunale per migliorare quella che è una situazione della viabilità, quantomeno della prima arcella, ormai difficile da comprendere. Dal 25 maggio al 3 giugno presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano e al Fuori Altinate si terrà il microfestival dell'Abitare, con l'obiettivo di mettere insieme bisogni, obiettivi ed idee per una Padova sempre più accogliente ed inclusiva, rileggendo anche il tessuto urbano con nuove prospettive. Vediamo. Temi complessi, bisogna dare risposte complesse e soprattutto partire da delle considerazioni che non possono che essere complesse. E questo microfestival vuole proprio interconnettere idee, possibilità, visioni, generazioni, opportunità rispetto a questo tema che è quello dell'abitare. E proprio in questo ci siamo proprio ritrovate e ci siamo dette bisogna dare un contributo alla città, cioè è un'opportunità per la città di avere un contributo anche proprio in questa visione che diceva Antonio. Oggi sappiamo che il tema dell'abitare è un tema che coinvolge la nostra, ma tutte le città medio-grandi italiane a vocazione turistica, a vocazione universitaria, e quindi andando proprio ad attingere a queste diverse possibilità forse possiamo riuscire anche ad aprire delle proposte. Le proposte che vengono fatte attraverso questi temi che vengono portati avanti e che poi ci verranno illustrati sono anche molto interessanti, perché ancora una volta si tratta di guardare dall'alto le nostre città e provare a capire i pieni e vuoti e come i pieni e vuoti di spazi, ma anche di idee, di possibilità, si possono in qualche modo compenetrare tra di loro, trovando un sostegno l'uno nell'altro e capendo come i weekend possono essere diversi dalle esigenze del feriale, come le generazioni si incrocino in modo diverso, come le persone abbiano la possibilità di riempire gli spazi in modo diversi, e tutto converge un po' su questa idea della rigenerazione. Dopo 11 giorni accampati in tenda, gli studenti hanno ottenuto delle risposte, ma tanti sono ancora i punti su cui discutere tra operatività concrete e linee di intervento che rappresentano un vero e proprio investimento nel futuro. E dopo 11 giorni abbiamo appunto deciso di smontare le tende. Questa mattina a Verona abbiamo incontrato la ministra, che ci ha lanciato un segnale di voler lavorare e voler investire su quelle che sarà la residenzialità. Abbiamo avuto un piccolo scontro perché non ci ha rassicurato su dei temi fondamentali per noi, ovvero la residenzialità pubblica. Ha detto che per risolvere i problemi nell'immediato c'è bisogno anche di investire sul privato. E noi non eravamo pienamente soddisfatti di questa discussione. Ci siamo lasciati anche rilanciando ad un nuovo incontro. E è fondamentale che il Ministero, che la Ministra comprenda che ad oggi non possiamo permettere che dei finanziamenti possano ancora una volta entrare ai privati, che faranno solo ed esclusivamente profitto nei confronti della comunità studentesca. Chiediamo dei seri investimenti, anche immediati e nel lungo termine strutturati, sulla residenzialità pubblica. E per motivo per cui ci siamo lasciati anche un po' con una mare in bocca, però con una piena consapevolezza che adesso il Ministero sa perfettamente qual è la nostra condizione. Dopo 10 giorni ha visto che noi siamo stati intenta a soffrire anche su una condizione, su un tema che la politica deve prendere la piena responsabilità in questo periodo storico. Quindi, come dire, per ora noi smontiamo e ci rilanciamo anche con ipotetici nuovi incontri con la ministra insieme ai nostri rappresentanti nazionali. Noi smontiamo, ma siamo pronti a rimobilitarci qualora il percorso di discussione dovesse andare male. Obiettivo: fare di Padova la candidata a diventare la città capitale dei sani stili di vita, e lunedì 22 maggio si terrà l'apertura dei lavori con presenti 800 studenti da diverse aree geografiche ed indirizzi di formazione della provincia di Padova, accompagnati così dai loro insegnanti e dirigenti scolastici, che così parteciperanno ad una lezione interattiva sulla salute e le abitudini alimentari tramite l'utilizzo di ologrammi.
L'apertura sarà quindi il 22 maggio presso Palazzo della Ragione, con l'apertura appunto dei lavori alle ore 9. Si è da poco concluso il Summit 2050, un momento di importante scambio e sinergie tra realtà del mondo della pubblica amministrazione, delle imprese, dell'università e di tutti i player impegnati per la transizione energetica green, che ha coinvolto al suo interno diversi spunti proattivi per il futuro che tutti ci aspettiamo. Vediamo. Presidente Destro, questa è una settimana dedicata alla sostenibilità, una settimana in cui l'Italia è impegnata per la Green Wave e Confindustria, proprio nel suo intervento di quest'oggi, ha ribadito l'impegno per il territorio nella collaborazione tra imprese, pubblico e privato. Sì, una settimana importante anche per Confindustria Veneto Est, visto che è anche la nostra settimana della sostenibilità e abbiamo avviato anche noi questo percorso l'anno scorso, siamo alla seconda edizione, per trattare proprio i temi della sostenibilità, per trattare i temi della sostenibilità non solo all'interno delle nostre aziende e non solo parlando di ambiente, ma parlando anche di social e di governance all'interno delle nostre aziende. Ma dicevo, non solo all'interno delle nostre aziende, ma ci sentiamo ovviamente il dovere e le responsabilità anche di aiutare tutto un territorio a essere più sostenibile, perché purtroppo i dati che ci vengono evidenziati proprio tra l'altro in questa settimana casca l'overshoot day italiano, cioè le risorse naturali italiane sono terminate il 15 di maggio, cosa che 50 anni fa accadeva circa a metà dicembre, quindi purtroppo non sono stati fatti passi avanti ma sono stati fatti passi indietro e questo ci deve far aumentare la responsabilità di mettere a terra una serie di percorsi che coinvolgono sicuramente le nostre aziende, il nostro saper fare industria, ma anche, ripeto, il territorio, tutti insieme per raggiungere obiettivi importanti al 2050, obiettivi che sono sicuramente ambiziosi, ma solo con questi obiettivi riusciremo ad avere un territorio più sostenibile, un territorio anche di conseguenza più attrattivo. Resilienza, rinascita, sostenibilità è veramente un termine trasversale che parla di rigenerazione anche urbana. Esatto, cioè è uno dei progetti che in questo momento sta coinvolgendo il sistema associativo, la Camera di Commercio, il Comune, diciamo tutte le istituzioni del nostro territorio e che sta vedendo il suo fulcro, la rigenerazione urbana, che significa anche recupero del territorio, la possibilità di non consumare nuovo territorio per interventi di tipo urbano e il recupero del sistema fieristico, che qualcuno vede soltanto come un recupero di un modello, ma non è un modello, ma è un progetto di rigenerazione. Da un lato noi abbiamo ristrutturato un'area trasformandola vicino alla stazione, vicino al centro della città, in un hub dell'innovazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dall'altra noi stiamo creando una sorta di comunità energetica perché stiamo ipotizzando il nostro piano industriale di fare circa 30.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici proprio sui tetti dei capannoni. Questo è un grande esempio di rigenerazione che ovviamente è assolutamente nelle linee del progetto di oggi. E proprio oggi, qui a 2050, diversi sono i player entrati in campo proprio per parlare di transizione energetica e anche di una vera e propria rivoluzione e riqualificazione energetica. E quindi un tema fondamentale che possiamo desumere è quello anche del fare rete. Già il progetto di cui ho parlato prima è un progetto dove c'è una grande rete fra le istituzioni, soprattutto in questo momento in un territorio come la città di Padova e la sua provincia, c'è una totale sintonia fra l'amministrazione comunale, provinciale, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, le istituzioni come la Fondazione e come l'Università. Questo è un modo di fare rete, cioè un modo di condividere dei progetti, di portarli avanti e quindi secondo questo che ormai è diventato la parola fondamentale di tutti la pianificazione delle istituzioni che è quella della transizione. Transizione energetica, transizione ambientale, transizione digitale che in realtà sono un'unica transizione. Passiamo ora all'intervento di oggi dei Vigili del Fuoco intervenuti intorno alle ore 10 lungo la strada statale 50 in località Gresalla, a Sedico, nel Bellunese per un incidente tra due auto. Una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla centrale di Belluno hanno messo così in sicurezza i mezzi mentre le tre persone coinvolte nel sinistro sono state assistite dal personale sanitario del SUA. Una persona è stata anche condotta in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia di Stato ha deviato così il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un'ora.
Proseguono invece gli investimenti sulla cantiera in corso del Parco Tito Livio, il giardino di 10.000 metri quadrati nell'area dell'ex Boschetti. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi. Vediamo. Sì, proseguono gli investimenti sul progetto, sul cantiere in corso del Parco Tito Livio, il giardino di 10.000 metri quadri che si sta realizzando nel parco nell'area dell'ex Boschetti. Un cantiere tormentato, un cantiere dove abbiamo trovato moltissimi problemi, in modo particolare la presenza di amianto e di molto terreno con idrocarburi, quindi la necessità di effettuare delle bonifiche su un'area che abbiamo trovato inquinata. Questo ha comportato delle spese aggiuntive, quindi problemi che abbiamo dovuto affrontare e che mano a mano stiamo risolvendo. La buona notizia invece è che oltre alla soluzione dei problemi di bonifica, insomma, finalmente sono definite anche le caratteristiche della zona di confine tra il Parco Tito Livio e la zona privata delle due palazzine Liberty, e quindi con questo ulteriore finanziamento andiamo a definire i lavori nella zona di confine che appunto adesso ha determinato le proprie caratteristiche. Abbiamo colto l'occasione per aumentare anche la dotazione di arredo e quindi tutta una serie di investimenti anche per migliorare l'accoglienza del futuro giardino. Un cantiere tormentato, ricco di problemi, ma che passo dopo passo, insomma, stiamo risolvendo per consegnare l'area finalmente ai padovani. Nella mattinata del 18 maggio una vedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia è stata invece impegnata nell'attività di pattugliamento lagunare e ha così soccorso nelle acque prospicienti l'isola di Poveglia un 36enne di nazionalità italiana e residente a Chioggia. Nello specifico, il malcapitato, dipendente di una ditta di logistica marittima, era accidentalmente caduto in acqua da un motoponte, non riuscendo però più a risalire sul citato mezzo, stante le non favorevoli appunto condizioni meteo marine e anche il forte stato di agitazione dello stesso, che cercava di sostenersi con tutte le sue forze ad una cima collegata al citato motoponte. In tal senso, constatata l'impossibilità di prestare soccorso tramite l'utilizzo del salvagente anulare in dotazione, due militari componenti l'equipaggio della vedetta della Guardia di Finanza si sono così gettati in acqua, riuscendo ad issare il soggetto in pericolo a bordo proprio della vedetta. I militari, operanti in costante contatto telefonico anche con il servizio del PU118, già allertato, si sono occupati di mettere in sicurezza l'uomo e innalzare quindi la sua temperatura corporea che appunto era stata compromessa dalle basse temperature e come previsto dal relativo protocollo sanitario. Un danno di immagine, il bellunese resta una provincia in cui si vive bene. Ci vogliono pochi minuti per distruggere, anni per ricostruire il danno di immagine arrecato a Belluno, città e provincia, dal servizio di Rete 4 sull'insicurezza a loro dire diffusa, è proprio l'esempio di ciò. In 5 minuti viene derubricato il bellunese al luogo di spaccio, rapine, furti e omicidi. I bellunesi sanno che non è così, ma chi a Belluno verrebbe quindi da turista o residente? Con questa domanda il presidente della provincia di Belluno, in una nota di censura del servizio della trasmissione Fuori dal Coro intitolato Emergenza sicurezza, la paura arriva anche nei piccoli paesi, andato in onda proprio qualche giorno fa in prima serata, pone l'accento su questa notizia e nella nota diffusa alla stampa continua: sorvolo sulla quantità di inesattezze raccolte dall'autore del servizio, che certo non depongono a favore della correttezza e della qualità dell'informazione. Il quadro che emerge di una Belluno, testuali parole, completamente invasa da violenza, spaccio e baby gang, è evidentemente creato ad hoc per far emergere in maniera caricata alcuni episodi recenti e quindi instillare paura per sollecitare l'audience. Ci tengo, continua nella nota, a sottolineare che
questi episodi restano gravi e non vanno trascurati e su cui le forze dell'ordine stanno lavorando con grande impegno, ma che di certo rimangono isolati e non rendono Belluno equiparabile alle peggiori periferie di Caracas, come invece emerge dal servizio. A Belluno si vive bene, la qualità della vita è elevata, è doveroso ribadirlo. Il lavoro lento e costante di promozione del nostro territorio non può essere danneggiato da un servizio che cerca esclusivamente il sensazionalismo. Bene ha fatto l'amministrazione comunale di Belluno a stigmatizzare quanto riportato dal servizio televisivo e a riservarsi di chiederne anche i danni. Chi può considerare davvero una buona idea mettere a mezzo servizio il direttore generale di un'azienda ospedaliera che ha perso 96 milioni di euro nel corso dell'ultimo anno e che già alle prese con chilometriche liste d'attesa è impegnata con il progetto titanico del nuovo ospedale? Soltanto chi pensa che sia una buona idea dare un DG part-time a una USL di montagna con tutti i problemi che sta vivendo e avendo la sanità nelle aree interne. L'identikit porta ovviamente al presidente della regione che, non potendo ancora moltiplicare i pani e i direttori generali, si accontenta di guidare due aziende con una poltrona sola e una comoda auto blu per fare ad Alben Padova Belluno Feltre avanti e indietro ogni giorno. Queste sono le parole di Elena Ostanella, consigliera regionale del gruppo Il Veneto che vogliamo, sulla nomina di Giuseppe Dalben come commissario dell'USL 1 Dolomiti, pur mantenendo l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. E così la Ostanella continua. Zaia, per rispondere alle preoccupazioni bellunesi, dice che Dalben sarà a disposizione ogni giorno, testuale tutti i giorni, perché Dalben, dalla evidente ubiquità, secondo Zaia, continua la Ostanella, non ha paura di lavorare, se occorre lo fa anche di notte. A parte la stantia medaglia dello stipendio risparmiato, prosegue la consigliera, in queste soluzioni vediamo solo il rischio che sia Padova a farne le spese con un ospedale da costruire entro il 2026 e tutte le carenze e i problemi che abbiamo evidenziato proprio in questi anni. Le surreali dichiarazioni di Zaia appartengono al mondo di plastica del marketing politico. Mettendole da parte, tornando alla realtà densa di disservizi che conosce ogni cittadino, appare invece evidente che una macchina enorme e complicata come la sanità padovana, per di più alle prese con sfide epocali, conclude la Ostanella, non possa permettersi una guida a mezzo servizio. Di ciò e delle sue conseguenze ne assumeranno ogni responsabilità i vertici della regione. E anche per questa nuova edizione del TG Nord-Est è tutto, vi lascio alla programmazione di Caffè TV 24 che continua con l'angolo di Scapaccino di Edoardo Sivori. Buona visione.